Ciao, bentornato sul canale. Sei una persona nervosa? Il caffè ha un sapore molto forte e non ti piace? Beh, anche se non sei in una di queste categorie, potresti avere già bevuto o sentito parlare del caffè d'orzo. Quando ero bambino, con la scusa che il caffè mi potesse far male, in alternativa mi veniva dato il latte con l'orzo solubile oppure semplicemente acqua ed orzo, che oggi chiameremo ovviamente caffè d'orzo. Bene, oggi te ne voglio parlare un pochino. Prima di cominciare, se non sei parte di questo progetto salutista, puoi sempre iniziare a farne parte iscrivendoti a questo canale e cliccando sulla campanella delle notifiche. È un qualcosa di gratuito e magari puoi sempre trovare dei nuovi spunti di discussione e di riflessione su salute e nutrizione. L'orzo di per sé sembra essere originario dell'Asia, molto probabilmente già coltivato prima del frumento. Non è solo utilizzato in campo alimentare, per cui come un vero e proprio cereale, da usare ad esempio in una zuppa, ma anche in campo cosmetico. Dal suo seme si possono ottenere sia la semola che i fiocchi, mentre per il caffè d'orzo si vanno a utilizzare le cariossidi, tostate e successivamente macinate. Chi tu ci creda o no, ma magari lo sai già, il caffè d'orzo è una bevanda originaria italiana. A differenza della brodaglia iperdiluita che mi veniva offerta quando ero un pischellino col caffè d'orzo, andiamo ad intendere comunque una porzione che sia quantificabile a un espresso o poco più. Per cui una vera e propria alternativa a questa bevanda. Anche se, come accennavo, in passato era per lo più una scelta indicata per i bambini, invece al giorno d'oggi è praticamente una bevanda destinata molto più agli adulti, soprattutto a quelle persone che per motivazioni varie, sovente sono patologie relative ai problemi di pressione arteriosa, devono per forza optare per qualcosa di alternativo. In realtà questa bevanda agli inizi del primo dopoguerra, e mi riferisco alla seconda guerra mondiale, era per lo più presente in tutta Europa. A causa dei costi eccessivi del caffè in quel periodo, per l'Italia soprattutto, questo costo era anche derivato dall'embargo che subiva a causa della sua occupazione dell'Etiopia da parte delle truppe italiane. Veniva un po' etichettato come il caffè dei poveri all'epoca, e con questa etichetta però la bevanda non durò a lungo come alternativa al caffè. Dal 1950 in poi praticamente Italia e Spagna erano le uniche nazioni con un ampio consumo del caffè d'orzo, primato poi rimasto in realtà solo all'Italia al giorno d'oggi. Attualmente nelle nazioni con una forte presenza italiana il caffè d'orzo sta ritrovando una nuova popolarità, in particolare la Germania sembra apprezzare molto questa bevanda. La bevanda può essere fatta sia da un infuso che da un surrogato, e in questo ultimo caso ci si riferisce in particolare al caffè fatto con l'orzo solubile, di gran lunga la modalità più usata soprattutto in Italia. Partendo dall'orzo e non dal caffè, per cui da un cereale, ovviamente non si trova caffeina. Per la preparazione l'orzo viene tostato. Proprio per questo motivo bisogna non farne un uso eccessivo, in quanto tutti i prodotti tostati, a causa delle alte temperature a cui vanno incontro, tengono a produrre una sostanza cancerogena chiamata acrilamide. Attenzione, prima che mi arrivi un missile terraria su casa mia, non sto dicendo che l'orzo solubile è mortalmente cancerogeno e muori come ne bevi una tazzina. Sto dicendo che contiene delle quantità molto limitate e regolamentate dalla legge di questa sostanza. Se si consuma una quintalata di orzo ogni giorno è un problema, ma se si parla di un consumo della normalità delle persone, per cui lo posso bere tranquillamente. Come il caffè normale è molto calorico, ma nuovamente quando lo si va a consumare se ne beve solitamente una tazzina d'espresso o poco di più e sovente disciolto in molta acqua o latte, per cui non si sta certo a prenderlo a badilate, per cui anche l'aspetto calorico non deve destare preoccupazione. Una cosa a cui invece bisognerebbe prestare attenzione è il suo contenuto di glutine, e per cui tutte le persone che possono essere affette da celiachia dovrebbero esserne al corrente e che per cui dovrebbero anche non consumare il caffè d'orzo e ogni suo derivato. Al di là della problematica della celiachia, non ci sono altre particolari patologie o regimi alimentari che potrebbero limitarne l'uso. Andiamo invece a vedere le proprietà positive e poi andiamo ad analizzare i suoi valori nutritivi. Il caffè d'orzo ha alcune proprietà molto importanti che derivano ovviamente dall'orzo vero e proprio, insomma, che viene contenuto, ma anche che vengono trasferite poi all'interno delle bevande, come il caffè d'orzo. Agisce ad esempio sul sistema immunitario, ha un effetto antinfiammatorio, può essere addirittura utilizzato una soluzione antinfiammatoria per il cavolale, per esempio se si utilizza per fare dei gargarismi o dei risciacqui. Le sue proprietà antinfiammatorie si percepiscono anche a livello del sistema digestivo e del sistema urinario e di alcuni processi infettivi blandi della mucosa intestinale. Per quanto invece riguarda i valori nutritivi, la cosa è un po' più complessa perché
Essendo il caffè d'orzo preparato prevalentemente come il caffè normale, l'espresso, e cioè mediante il passaggio di acqua bollente in una posa contenente la polvere del caffè, in questo caso del caffè d'orzo, il valore e la composizione nutrizionale potrebbe variare in maniera infinita. Per cui per questa analisi cercherò di tenere in considerazione il caffè d'orzo partendo dal prodotto solubile, che dovrebbe essere un po' più stabile. La polvere solubile pura e per cui non disciolta apporta circa 350 kcal per 100 grammi, anche se ovviamente in espresso la quantità è minore ed ovviamente il valore calorico va a diventare trascurabile. Sempre sui 100 grammi di polvere solubile ci sono quasi 81 grammi di carboidrati, 2,7 grammi di grassi e 5,5 grammi di proteine. Pur essendo un prodotto solubile, quasi 5 grammi sono composti da acqua. La fibra è praticamente assente. Per quanto riguarda i micronutrienti, non ci sono particolari vitamine da evidenziare, forse a parte la vitamina B3 con quasi 17 mg per 100 grammi. Il discorso invece è completamente diverso se si va ad analizzare i sali minerali, soprattutto il fosforo e il potassio. Troviamo infatti 580 mg di fosforo e 1890 mg, per cui quasi 1,9 g di potassio. Wow! Bevanda ottima per tutti, ma soprattutto per chi soffre di ipertensione, donna incinta o per chi soffre di ansia, in quanto, dato il sapore amarognolo, va a ricordare un pochino il caffè, ma senza ovviamente la caffeina. Ovviamente è una questione di gusto, ma è buono a sapere che questa alternativa è un modo per bere qualcosa che ci ricordi il caffè nel caso non potessimo farlo. Bene, mandami un'email a info@letmefood.com oppure lasciami un commento qui sotto se vuoi chiarimenti o se hai altre domande su questo o su altri argomenti. Questi contenuti li trovi anche sotto forma di audio podcast su tutte le piattaforme che trovi qui sotto in descrizione. Ti prego anche di visitare il mio sito internet, che come sempre è www.letmefood.com. Anche per oggi ti lascio andare, per cui mi è rimasta solo la cosa più importante da dirti, che come sempre è eat well, live well and smile. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!